ritirare questo riconoscimento. Purtroppo non siamo riusciti a convincerle a venire, è stata un'impresa mission impossible, mi viene da dire, purtroppo sono così e quindi spero che riuscite a perdonarle, ecco, essenzialmente. Io prima di leggervi due righe che mi hanno scritto, volevo dirvi due parole, nel senso che, vabbè, ci sarebbero mille aneddoti, ho passato tutta la settimana con loro e sarebbe bello averle qui anche perché, però non sono in grado di raccontarle, per cui lascio stare. Vi dico solo che vabbè, loro hanno iniziato nel 1963 a donare il loro tempo per la casa, per cui lascio a voi il conto degli anni che hanno passato e col loro impegno, la loro amore, la perseveranza che hanno trasmesso anche a tutti i ragazzi che sono passati, hanno permesso alla baita di arrivare fino ai giorni nostri. Ecco, l'hanno custodita veramente con impegno ed è un bene prezioso per tutti. Vi leggo due righe, ecco, lascio anche un ricordo secondo me, perché vabbè, ormai il testimone sicuramente passerà di mano, perché vabbè, ormai non hanno più l'età per andare avanti, però penso che chiunque abbia vissuto la baita porterà nel cuore, ecco, l'immagine delle gemelle all'interno della cucina che accolgono tutti con un sorriso. Allora, ci scusiamo con tutti per non essere presenti e vi preghiamo di comprenderne i motivi. Ma vogliamo ringraziare chi ci ha proposto per questo riconoscimento. Ci sentiamo di ringraziare l'Unione dei Comuni della Valletta Brianza e dei suoi dirigenti per aver istituito un premio a memoria di Don Piero, che è stato un faro costante nel nostro percorso. Ringraziamo la parrocchia che ci ha permesso di gestire in alcuni periodi dell'anno la casa di Santa Caterina e ringraziamo il CAI per gli aiuti che ci hanno dato. Grazie anche ai tanti giovani che si sono offerti volontari per supportarci nella conduzione della stessa. Infine, siamo noi a ringraziare tutti coloro che hanno usufruito come ospiti della Baita del Pozzo perché con la loro presenza ci hanno permesso di dare un significato ed una ragione gioiosa alla nostra vita. Per ultimo, ringraziamo, senza togliere spazio a nessuno, i compagni di viaggio che oggi non ci sono più e che sono stati una risorsa preziosa che anche loro con noi hanno condiviso questo percorso, che sono Cisa, Giulio e Zen.